E se Lorenzo de... No, dilla. No, no, ti prego, sparala, no, sparala, no, no, sparala. No. Pensavo. Lorenzo, decidi di cambiare sesso. Sì, è una cazzata. Beh, senti... No, guarda, aspetta un attimo, non ti abbattere. Pensiamo, cosa vuole la gente? Che l'amore trionfi? Sì, vabbè, però così 8 puntate non ce le tiriamo fuori. Li abbiamo fatti tornare insieme troppo presto. Ma è ovvio, li facciamo mollare. No, si sono appena rimessi insieme, no, non ha senso. Ma chi se ne frega, è un colpo di scena. Ah, che colpo di scena, si sono lasciati 6 volte, anzi 7. Ma per questo, no, la gente pensa che finalmente è andata, invece zac, una nuova crisi. Perché? Perché hanno fatto tutto troppo in fretta, loro volevano, però in realtà non erano pronti. È il motivo della terza separazione. Appunto, 4 anni fa, ma chi se lo ricorda? Io come spettatore mi incazzerei. Ma te come spettatore ti saresti incazzata a minuto 2 della prima puntata, dai. Vabbè, si incazza pure l'attore comunque. Ci prova, se lo mandiamo in coma e buonanotte. Già fatto. E allora lo facciamo investire da uno scolabus e finire in carrozzella, così mi sbava per 88 puntate. Va bene, vediamo. Va bene, facciamoli lasciare. Ma motivo? Perché? Perché? Perché lui vuole cambiare sesso. Vabbè, io tra 10 minuti faccio il massaggio. No, dai, ti prego, dobbiamo provare qualcosa, dai. Va bene, io vado, eh. Ci vediamo domani. Però domani, finché non abbiamo trovato qualcosa, stai qua con me, a scrivere tutta la notte. Che era? Tipo uno sparo. Che si vede? Niente. Veniva da sopra. La corsi. Fai vedere. Perché io? Perché sei un uomo? Sti cazzi! Se c'è un armato, non è che non mi spara per la mia virilità. Ok, ok. Forse non era uno sparo. No, no. Era uno sparo. Allora bisogna fare qualcosa. Magari hai bisogno d'aiuto. Ma mica ci stiamo solo noi qua. Oh, ci abbiamo fatto 30 puntate con la storia di suo figlio Ricchio. Noi glielo dobbiamo un minimo, eh. No? Chiamo la polizia. Oddio, magari sei sparata. O gli ha sparato il Ricchione. Il Ricchione è tornato a San Francisco, dove in realtà era andato non per il rifiuto della madre, ma perché era innamorato di Lorenzo. Quando scopre che lui e Claudia stanno di nuovo insieme, non regge. Ruba la vecchia pistola del nonno partigiano. No. 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 È Lorenzo che vuole sparare a Claudia. Perché? Perché? Perché lui ha capito che non ce la fa più a vivere con lei, però non sopporta neanche che lei stia con un altro. Funziona. Allora compro una pistola via internet. Puntata 993. Nella 994 il pacco arriva a casa. Lei fa per aprirlo, ma lui glielo leva dalle mani, facendole credere che è una sorpresa per lei. Più sorpresa di così? Ecco. La 995 si chiude con lui che scarta il pacco. È una 357 magno. Beh, che cavolo, è mica un cavallo. Beh, vuole essere sicuro. Beh, comunque una beretta. Va bene. 996, 997, non capiamo se lui vuole sparare a lei o vuole suicidarsi. O tutte e due. 998, preparati. Lei trova la pistola, ma non dice nulla. 999, litigano.
Lei prende la pistola, lo minaccia. Lui riesce a farsela consegnare. Da fuori sentiamo uno sparo. Fine della penultima puntata. E che è successo? Non lo so. Poi domani ci pensiamo, intanto buttiamo giù questo. Sì, ci siamo. Stavolta ci siamo. Thank you.